Buongiorno, grazie di essere qua, il mio collega, collega, il vero matematico della coppia, che è lui, io faccio un po' finta di essere matematico, anche se ho studiato matematica mille anni fa, e è sorpreso del fatto che alle 11 di mattina di sabato ci sia così tanta gente, ma questo è il cerco dei lettori, lo sappiamo, ne siamo molto orgogliosi. Cercherò di non annoiarvi troppo, eh, noi abbiamo cercato di rispondere alla domanda che cosa sono i numeri e cosa significano per la nostra cultura, domanda molto complessa. Se lo chiedete a un matematico, ovviamente oggi ha una, ha una risposta. Ci sono, I numeri sono degli enti formalizzati: hanno una struttura che si chiama struttura di campo, ci sono vari tipi di numeri, eccetera, eccetera. Per arrivare però a questa disinvoltura con cui i numeri oggi vengono trattati dal punto di vista matematico, la storia è stata lunga e tortuosa. Eh, si parlava prima di commistione, intersezioni fra matematica e arti. Nel libro. Eh, ci sono delle immagini guida, se vogliamo, ce ne sono 11. La prima è questa, non a caso. L'avrete riconosciuta, penso tutti, è un particolare della scuola di Atene di Raffaello. I due signori sono Platone e Aristotele. Platone è la persona più anziana, che con un dito indica il cielo. Eh, Aristotele stende le cinque mani, rivolto verso la terra, dice: No, eh, la mia filosofia è una filosofia più terrestre, la tua una filosofia più. Eh, Iperurania. Ipersemplificando, um, iper semplificando veramente in modo un po' grossolano, questi due signori ci servono per introdurre la natura un po' duale, un po' schizofrenica dei numeri, che sono oggetti naturali, cioè i bambini imparano a contare in modo molto naturale. Eh, ci sono studi abbastanza mh, confermati che ci dicono che noi possediamo una cosa che si chiama numerosità, senso dei numeri. E, però sono anche oggetti eminentemente culturali, come vedremo oggi. Oggi io soprattutto nella mia prima parte mi concentrerò più sugli aspetti culturali dell'oggetto numero. Quindi esistono dei numeri, come dice in soldoni Platone, che noi dobbiamo scoprire come se fossero delle idee, che ci... oppure i numeri sono delle, uh, dei vestiti che il nostro cervello mette alla realtà per renderla più... Uh, come dire malleabile. C'è una famosa um, frase di, di uh, Eugen Wigner, matematico e fisico, me non è per la fisica, che parla par un famoso articolo, scusate, di Eugen Wigner, che parla della irragionevole efficacia della matematica nel descrivere il mondo naturale. Perché il mondo naturale si lascia descrivere così facilmente con la matematica, con delle formule, con delle notazioni quantitative? Eh, lo diceva anche Galileo, vi ricordate? Il, il, il linguaggio della natura è matematica: per intendere la natura, bisogna intendere il suo linguaggio che è fatto di circoli, di figure, eccetera. Quindi, eh, i numeri sono qualcosa di innato, sono qualcosa di platonico, o sono qualcosa di aristotelico? Sono cose che noi utilizziamo, sono filtri, sono occhiali con cui noi vediamo la realtà e la rendiamo più ma ma malleabile. Saremo molto democristiani in questa nostra ehm, trattazione e faremo una serie di manche. Sì, sono questo, ma anche questo. Sì, sono quello, ma anche quest'altro. Nella mia esperienza personale, devo dire che i matematici in gran parte sono platonisti, inconsapevoli. Cioè, i numeri ci sono, esistono tranne sottostranne il, il mio amico Claudio Bertocci che dopo magari spiegherà la sua posizione, che è una persona filosoficamente accorta e ha una eh, posizione un po' più sfumata e complicata. Il matematico medio non si pone neanche problemi, i numeri sono lì, li scopriamo, scopriamo nuovi teoremi, li vestiamo di un linguaggio sempre più bello, sempre più preciso, sempre più astratto e sempre più eh, autoreferenziale, ahimè, in alcuni casi. Quindi, vediamo un po' i nostri, le nostre convergenze parallele per chi se le ricorda, perché è abbastanza anziano da ricordarsi. I numeri fanno parte del Mondo, sono un oggetto inevitabile del mondo e sono oggetti naturali, come vi dicevo prima: il nostro cervello è attrezzato naturalmente a trattare i numeri perché abbiamo, ed è abbastanza consolidata come scoperta, delle aree dedicate alla, alla numerosità. Il fatto che ce l'abbiano anche le scimmie, i delfini e addirittura anche certi uccelli, hanno fatto degli studi interessantissimi sui pulcini che riescono a distinguere le quantità in modo innato, ci fa venire però qualche piccolo dubbio sulla. Come dire, su quanto siamo riusciti a fare con questo piccolo centro del cervello dedicato alla numerosità. Quindi, sono oggetti naturali, ma sono anche oggetti culturali. Sono, soprattutto, mia personalissima opinione, oggetti culturali. Eh, lo vedremo più avanti. Attorno al numero ci sono tan, girano tante cose. La nostra è una civiltà incredibilmente numerica, tan, talmente numerica che non ce ne accorgiamo. Noi siamo immersi in una civiltà quantitativa che misura ed è trasparente per noi questo fatto perché proprio è universale l'impiego di quantità numeriche. Banalmente noi siamo, si dice, una civiltà digitale. Voi sapete, che, voi sapete forse che digitale è un po' una traduzione impropria di digital, digit in inglese non vuol dire, vuol dire numero, vuol dire cifra. Quindi la civiltà digitale in realtà è una civiltà numerica. Sono oggetti utilissimi perché banalmente tutti noi abbiamo in tasca in questo momento un oggetto che fa molto uso dei numeri, della matematica e delle, eh, delle formule fisiche eh, usate dagli ingegneri per costruire l'oggetto che abbiamo in tasca, ma sono anche carici, carici, carichi scusate, di significati simbolici ed estetici in tantissimi sensi. Ogni cultura ha un suo rapporto con i numeri, eh, ha un rapporto anche complesso, controverso con i numeri. In ogni cultura ci sono numeri fortunati e numeri sfortunati e questo è un esempio. Uh, I numeri, la mostra che abbiamo pensato e il libro che ne è stato tratto, che non è un catalogo della mostra, qualcosa di molto diverso e molto di più, partiva proprio da questo assunto. Dietro ai, per raccontare i numeri ci sono vari modi. Uno dei modi più interessanti è quello di associare ai numeri delle storie. Storie di matematici, cioè storie di persone che con i numeri hanno lavorato, hanno giocato, ma anche storie che i numeri stessi ci possono raccontare. Questo era un oggetto esposto in mostra, provo a spostarmi qua perché vediamo se non faccio più ombra. Mi sono accorto dopo pochi minuti che facevo ombra, bravo. Complimenti molto sveglio. Adesso non faccio più ombra e tu. Siamo perfetti. Um. Questo oggetto era tra quelli che creava più perplessità nei visitatori della mostra. Che accidenti c'entrano nella mostra di numeri, sta roba? Che cos'è sta roba? È una spilla raffinatissima di produzione cinese, di fine 800. Eh, per inciso ce l'ha prestato un luogo straordinario che è il museo di Lee a Parigi, che è forse il museo di antropologia più bello al mondo. Ci ha prestato un sacco di oggetti magnifici per la mostra. Questo oggetto è raffinatissimo, pensate che il blu che vedete eh, sono eh, piume di eh, Martin Pescatore. Eh, bagnati in ore laccate, un oggetto fragilissimo e preziosissimo. È una spilla a forma di farfalla, ah, ah, certo, perché è qua? Perché farfalla in cinese si pronuncia come 80 anni. Voi sapete che il cinese è una lingua ricca di omofoni, di, ricca di eh, um, parole che si pronunciano allo stesso modo, ma vogliono dire cose diverse. Uh, farfalla uguale 80 anni quindi è considerato un oggetto che porta fortuna. 8 eh, anche si pronuncia come vita, fortuna, felicità, quindi se qualcuno di voi si ricorda quando sono state inaugurate le Olimpiadi di Pechino, 8-8-8, l'8 agosto del 2008, l'hanno fatto apposta, non era un caso, era una data triplamente fortunata, e quindi hanno inaugurato le Olimpiadi in una data triplamente fortunata. Volete ehm, far infelice un cinese, regaliategli 4 oggetti, 4 numero sfortunato nella cultura cinese, perché 4 si pronuncia come... Sfortuna, morte, non mi ricordo quindi vedete che anche a un livello banalmente eh, eh, direi addirittura pre-simbolico. Il caso fa ha voluto che in una cultura specifica eh, certi numeri si pronunciassero come certe altre cose che danno origine a superstizioni. Eh, qualcosa di analogo è accaduto con il 17, numero sfortunato. Forse qualcuno di voi lo saprà. Chi lo sa? Piccolo sondaggio. Uh, i soliti sospetti. <ride> e, sulle lapidi si scriveva Vixi, i numeri romani: B, eh, I, X, -I V, -X -I -I, eh, se li, li ricombinate, fanno 17. Questa è una delle teorie. A me convince comunque la teoria secondo me più convincente è questa. Quindi vedete che anche a partire da un livello prettamente pr pr linguistico, quasi presimbolico, abbiamo delle connessioni molto importanti fra numeri e mondo magico se vogliamo, mondo non razionale, mondo eh, appunto dei simboli della cultura, pensiamo alla cabala ebraica, l'ebraismo è una cultura particolarmente Legata al mondo numerico. Mi raccontavo di recente un amico ebreo che addirittura loro hanno. Un, ci sono alcuni rituali che devono essere eh, svolti. Da un, per essere validi, ci devono essere 10 persone. Secondo gli ortodossi, 10 uomini. Addirittura, certi rabbini super-ortodossi, quando contano e per verificare se ci sono veramente 10 uomini nella sala, non possono usare i numeri da 1 a 10, ma devono usare delle parole simboliche, perché contare gli uomini in quel caso è un tabù. Uh, senza andare troppo in là, la stessa, la smorfia, la, la, la tombola napoletana, eccetera, sono tutti esempi. Guardate che sono le, gli abbinamenti fra i numeri e eh, i concetti, sono antichissimi, non sono sempre uguali, ogni quartiere quasi al suo, e sono frutto di elaborazioni culturali di lungo periodo. Quindi da, da, da subito al numero viene associata non soltanto una funzione strumentale di conto, ma anche una funzione simbolica. Eh, Un'altra cosa che viene associata... Naturalmente al numero è il tempo. Una delle prime funzioni del numero è contare i giorni che passano. E una delle prime funzioni della matematica è creare i calendari. Per quale motivo? Perché ci sono dei fenomeni naturali che fin dall'uomo primitivo, può, fin, primi, fin dal, dal, dal periodo preistorico, riusciamo a capire. Il Sole si presenta più o meno dopo 24 ore nella stessa posizione, dopo un anno il Sole prima si abbassa, poi si alza nel punto di massima elevazione, la Luna si presenta circa ogni 28-29 giorni nella stessa posizione e così via. Il problema è che mettere insieme tutti questi numeri è complicato perché non sono numeri che hanno un rapporto intero fra di loro, per cui fin dall'antichità fare dei calendari è stata un'attività molto matematica. Quindi questa è una data. Questo lo, probabilmente l'avete intuito, è una iscrizione Maya che viene da Palenque, che è un posto meraviglioso nella giungla, nella giungla messicana. E, fidatevi, di, fidatevi di me: questo è il, il giorno 9 del mese di Ciccian. 9 è facile da vedere, c'è una barretta e quattro pallini. Quel glifo complesso, sta, appunto, secondo gli esperti, sta a significare il mese di Ciccian. I Maya avevano un, 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 due calendari, avevano un concetto del tempo circolare, forse lo sapete. Un, un calendario pratico perché insomma, dovevano seminare e dovevano eh, seguire il corso del, del Sole e della Luna, che era formato da 12 mesi. Loro avevano, scusate, loro avevano il 20 come numero di base, facevano la matematica a base 20, quindi erano 18 mesi per 20 di 20 giorni, più 5 giorni molto molto infausti in cui non si poteva fare assolutamente nulla e si dovevano fare un sacco di sacrifici altrimenti succedeva finimondo e giù ammazzare gente e in quei 5 giorni eh, arrivavano 18 per 20 più 5, 365 e avevano fatto l'anno. Si erano accorti che 365 non era proprio esattamente un anno quindi ogni tanto facevano delle correzioni. Poi avevano un calendario simbolico, rituale, che era di 240 giorni, 12 mesi da 20 e con tutta una serie di cicli che si ripetevano, il tune, il back tune, eccetera, eccetera. Per inciso, vi ricordate che il, 12, il 22 dicembre del 2012 doveva finire il mondo? Lo ricordate? E in effetti sì, finiva il mondo. Eh, non ce ne siamo accorti, siamo forse degli zombie e eh, nessuno ce l'ha detto. Cos'è accaduto in quel giorno? Semplicemente è finito un grande ciclo. È finito un grande ciclo. È come quando nel, il contachilometro della macchina 9999 tac, zero. Però la macchina non si ferma, si azzera il ciclo. I Maya fossero stati ancora tra di noi, avrebbero fatto una bella, una bella festona, avrebbero ammazzato un sacco di gente. Ma per il loro concetto di festa era quello. Eh, ma il mondo non, non, nessuno di loro diceva che il mondo finisce alla fine di un ciclo. No, si ricominciava, eh, finiva, se vi interessa saperlo, il dodicesimo baktun, quel giorno, quindi la data del giorno dopo sarebbe stata 13.0000, perché avevano tanti cicli e tanti sottocicli. Quindi, numeri, giorni, numeri date, numeri calendari, e un'altra delle associazioni naturali. Oh, qualcuno di voi riconosce questa immagine, che è una di quelle di cui parliamo nel libro, eh, la, il titolo tradizionale è Cambiavalute di Cantimézis, che è al Louvre. Secondo alcuni esperti, il titolo vero di questo eh, dipinto è l'usuraio. Il signore non era un cambiavalute, ma uno che prestava soldi a strozzo. Eh, molto famoso, racconta della, della borghesia del nord. Insomma, è un, è un, non vi devo raccontare io quanto è importante questo quadro nella storia dell'arte perché ve lo faccio vedere? Perché la moneta è una misura misura della ricchezza, perché la misura è uno degli elementi fondamentali della nostra civiltà e la misura ha, si basa sui numeri. Misurare è qualcosa che facciamo anche qui senza pensarci, è un'esperienza quotidiana della nostra vita, banalmente ci sono appena stati i saldi, siete entrati in un negozio e mi dia questa scarpa del 42, che è 42? Chi ha deciso che i numeri sì, che le scarpe si misurano in questo modo? Io sono alto 1,80 m. Chi l'ha deciso? Eh, chi sono altro 1,80 m l'ha deciso la genetica. Che i, i numeri che mi descrivono sono questi l'hanno deciso durante la Rivoluzione francese, come forse sapete quando hanno inventato il sistema metrico-decimale. Comunque, una delle funzioni dell'esistenza dell di numeri a cui non pensiamo è proprio quella della misurazione. Notate che dal punto di vista matematico, misurare è un concetto non scontato: cioè esistono. Le grandezze per essere misurabili devono avere una proprietà particolare che si chiama, essere, che si chiama e il nome capite che è qualcosa di molto antico, l'essere Archimedee. Solo le grandezze Archimedee si possono misurare. È qualcosa di molto, di molto semplice ma anche molto sofisticato. La definizione è apparentemente controintuitiva. Una grandezza è Archimedee, se due grandezze sono Archimedee, sono. Se, eh, una può essere sempre. Possiamo moltiplicare una delle due per un numero opportuno in modo da farla superare l'altra. Esempio, un millimetro o un miliardo di chilometri. Sono due, grandezze molto diverse. Sono due lunghezze. La lunghezza è una grandezza archimedea perché il millimetro lo posso moltiplicare per un numero enorme e diventa più grande di 10 miliardi di chilometri. Uh, un mio ex allievo ha scritto un raccontino molto interessante che si chiama L'amore non è Archimedeo, in cui fa il caso di una ragazza innamorata di una ragazza che, gli re, che le regala una rosa, due rose, cinque rose, dieci rose, fino a venti rose la ragazza è lusingata, quando arrivano diecimila rose la ragazza chiama la polizia. <ride> L'amore non è Archimedeo, non è... Non è non possiamo... Cioè, Abbiamo superato con un numero grande a piacere la grandezza di, di, di partenza, ma non abbiamo aumentato l'effetto. Nel primo caso aumentavamo la lunghezza, in questo caso non abbiamo aumentato affatto l'amore. Quindi, torniamo alla bomba, nu, misure, numeri e misure. La nostra è una civiltà che misura tutto, misura la ricchezza. Ehm, le, prime monete, le prime monete, il cui valore è simbolico e slegato al contenuto di oro, perché uno dei primi modi per far circolare la ricchezza è barattare oppure avere in mano un materiale considerato prezioso e scambiarselo. Le prime monete in cui il valore era dato dalla firma, diciamo così, del re, del simbolo che esse portavano e non dal contenuto in oro della moneta stessa, provate a immaginare quanto risalgono. A una persona tra l'altro anche molto famosa, al re Creso, quindi VI secolo a.C. in Lidia. Era ricco, creso e quindi si poteva permettere anche di battere moneta. Eh, perché questa è una macchina che calcola e fa calcoli, si chiama Comptometer è di fine 800, ha avuto un grande successo, eh, era molto complicata da usare, si usava come un pianoforte perché faceva delle operazioni anche complicate ma era meccanica, non era elettronica come quelle che usiamo adesso metto qui questa immagine e vi racconto questa storia per due motivi uno per farvi capire che noi siamo molto inefficienti nel fare i calcoli il nostro cervello non è attrezzato a fare i calcoli a mente, Se facciamo sbagli, ci annoiamo, mh, ci stufiamo, e quindi fin dall'antichità ci siamo accorti che avevamo bisogno di aiuti. Aiuti che erano le tacche eh, su un bastoncino di legno, che erano i sassolini, calculus, voi sapete che calcoli sono sia i sassolini che ahimè abbiamo nelle rene e colecisti, sia eh, i calcoli, le cose che facciamo quando eh, dobbiamo eh, decidere, come dire fare i conti a mente del resto, del doriere, che non ci vengono mai, ehm, perché nei primi strumenti di i primi strumenti di calcolo appunto erano degli abachi, poi sono chiamati abachi, fatti con dei sassolini, che in latino si dice appunto calculus, calcoli al plurale. Quindi fin dall'antichità l'uomo si è accorto molto astutamente che aveva bisogno di aiuti per fare i calcoli e di... di di progresso in progresso è arrivato fino a queste macchine qua, che sono le eredi delle prime macchine meccaniche eh, inventate nel 600, forse la più famosa, la più bella, si chiama Pascalina, perché l'ha inventata eh, Pascal, matematico e filosofo, e se l'è fatta costruire da un orefice, perché il 600 era l'epoca, scusatemi, da un neurologiaio. Perché, il 600 era l'epoca degli orologi, dei primi orologi meccanici veramente precisi. Quindi, idea di Pascal, ma tecnologia. È un po' la storia della, della scienza e della tecnologia: è un po' questa. Sì, ci vogliono le idee, ci vuole la tempericulturale culturale giusta, ma ci vuole anche la tecnologia giusta, ci vuole anche la persona che sa materialmente costruire quello che ho in, ho in mente di, di, di costruire. Ehm, arriviamo fino alle, alle prime macchine industriali, fino, diciamo che fino alla seconda industrializzazione, quella di, di metà-800, le macchine da calcolo sono dei giochi per ricchi. Il 700, ad esempio, è pieno di macchine da calcolo, ma il 700 adorava gli automi, erano giochini. Diventano eh, macchine utili usate nella, nella, nelle industrie a, a partire da metà, fine 800. Questa macchina del 1890. Sono dei computer questi? No. Sono delle macchine calcolatrici. Noi qui non parliamo di computer. Il computer non è una macchina calcolatrice. Il computer è una macchina che esegue programmi. Un piccolo sottinsieme delle cose che sa fare un computer è fare i calcoli. Quindi sono oggetti. Non solo tecnologicamente diversi, ma concettualmente, filosoficamente diversi. Il computer, nell'accezione moderna, è stato, è stato eh, concepito da Alan Turing negli anni 30 proprio come una macchina a cui dà in input non dei dati, sì, anche dei dati, ma dei programmi. La macchina esegue i programmi e eh, produce un output. Queste macchine, per più sofisticate che siano, fanno soltanto conti, fanno soltanto le, le quattro operazioni e i derivati delle quattro operazioni. Per inciso, sapete chi erano i computer fino al 1950 circa, in inglese, cosa, cosa voleva dire computer? Erano le persone che davanti a questa macchina stavano tutto il giorno, molto spesso donne, era considerato un lavoro femminile perché era un lavoro eh, di precisione e eh, ripetitivo. Non prendetevela con me, eh, il mondo era così all'epoca, e quindi era considerato quasi una, una specie di lavoro da sarte, no? precisione. Eh, all'epoca si diceva che le donne fossero meglio a fare le computer. Se avete visto il libro, il, di il film Il diritto di contare, vedete che certi stereotipi, poi lì erano anche neri, figuriamoci, duri a morire come stereotipi. Quindi. Non parliamo di computer perché i computer non sono macchine per calcolare. Sì, sono macchine digitali, sono macchine che lavorano con i numeri, ma sono macchine che macinano, mangiano programmi. Negli ultimi 5 minuti voglio parlarvi di qualcosa di molto culturale che è contare con le dita, qualcosa che ho studiato in una delle mie... Passioni, qualcosa che ho studiato parecchio per conto mio. È un gesto apparentemente naturale, che invece ha degli aspetti culturali interessantissimi, che sono legati al corpo, legati ai tabù, legati alle culture e così via. Appunto, noi contiamo in modo naturale dispiegando le dita in un certo modo. Abbiamo, allora noi contiamo in base 10, abbiamo 10 dita delle mani, le dispieghiamo così, eh, la, la nostra lingua riflette quasi esattamente questo contare in base 10, perché dopo 10 abbiamo 1, 10 che poi è diventato 11, 2, 10 che poi è diventato 12 e così via. Um, però, e questo dipinto ce lo, ce lo dice, non è, sempre, non è così, non è affatto così in modo. Eh, ci sono differenze storiche e geografiche e culturali. Questo è un particolare una di un affresco di Gentile da Fabriano che è a Palazzo Trinci a Foligno. A Foligno nel primo 400 c'era una corte, una piccola corte molto interessante, molto avanzata per l'epoca. Ehm, eh, mi sembra fosse un. Marchese, non mi ricordo, chiese a Gentile Fabriano di affrescare una delle stanze del, stanze del palazzo con varie allegorie, eh, una specie di mini enciclopedia del sapere dell'epoca. Questa è la sala delle arti liberali, cosiddetta, in cui sono uh, uh, rappresentate le allegorie delle arti liberali. Questa è l'aritmetica, che sta insegnando a contare nell'allegoria, nell perché nel 400. Uh, ovviamente in, in Europa si erano già arrivate le cifre cosiddette arabe, che in realtà poi sono indiane, uh, poi ce ne parla meglio Claudio. E, e si, scrivevano, si scrivevano quelle cifre, si, con, si faceva di conto con quelle cifre. Ma in realtà era ancora diffusissimo un modo di contare con le dita che risaleva ai romani, chiamato gestus computationis. Ed erano gesti diversissimi da quelli che facciamo oggi. Sono stati insegnati questi gesti nelle, nelle scuole d'Abaco fino al 700. Uh, quindi. L'uso delle dita come calcolatori con delle convenzioni completamente diverse da quelle che usiamo oggi è qualcosa che risale a, a, a un tempo molto antico. Non solo i romani avevano questo tipo di convenzioni, anche altri popoli usavano le dita in modo diversissimo da come le usiamo noi per far di conto, per contare e far di conto. Eh, le diversità culturali nel contare possono avere conseguenze gravissime. Per me <ride> non e' anche un'etichpepe am shampoo. Tra i Cosa è successo? Questo lo, lo riconoscete, il bastardi senza gloria di Tarantino, 1999. Eh, Antefatto, il personaggio interpretato da Michael Fassbender è una spia, è un americano che parla perfettamente tedesco e quindi si intrufola attraverso i nazisti. Eh, cosa interessante nella vita reale, Fassbender parla perfettamente tedesco perché è di origine tedesca anche se è vissuto in Irlanda. Eh, sembra anche un ariano, un ufficiale nazista, parla questo inglese, questo tedesco assolutamente per questo accento, qui si tradisce. Infatti nella scena dopo massacro, strage, Tarantino, sangue a fiumi. Eh, perché si tradisce? Perché fa tre così. Che è stato in America, sa che gli americani, de in modo demente, perché io ho già l'artrosia fuori di come, come gli viene in mente di fare una cosa del genere? No, poi fanno. Io addirittura ho visto gli americani che fanno così, ma non è una gente strana, d'altronde è gente che vabbè, ne fanno di stranezze, come si è visto di recente. Quindi si tradisce perché dentro di noi ci sono delle cose che anche se siamo perfettamente immersi in un'altra cultura, ne parliamo perfettamente la lingua, ne conosciamo perfettamente la cultura, in, quando facciamo certi gesti, quando contiamo a mente, a me è capitato, io ho vissuto a lungo in America, a me è capitato, che sognavo in, in inglese, facevo tutto in inglese, quando però avevo degli oggetti da fare 2, 4, 6, 8, 10, tac l'italiano, sempre non in 2468, sempre l'italiano. E qui, stessa cosa, gli scatta l'americano che è in lui, tac, il tedesco furbino se ne accorge, la strage. Quindi vedete che anche banalmente, cioè culture molto vicine come noi gli americani siamo, abbiamo moltissimo in comune, siamo culture occidentali, diciamo così, loro ci hanno un po' colonizzato, andiamo a culture un pochino più distanti. I 5, 6, 7, 8, 9, 10. È ricono... è un cinese. I cinesi tradizionalmente contano così, cioè fino a 10 con una sola mano. È ancora riconoscibile, no? Più o meno ci arriviamo. Ecco, vediamo questo. Nabo, Are, Ongan,

Tamma Nael Tamma Novisan Tamma Nael Soud Tamma Audio Qui è completamente convenzionale noi potremmo pensare, ma che imbecilli, perché usano questi segni stranissimi per fare da 1 a 20, quando così, sarebbe così semplice fare in altro modo? Lui potrebbe pensare che imbecilli questi che eh, arriva, usano due mani per contare fino a 10, noi con una mano contiamo fino, ah, con fino a 20. Aha. E quindi mh, vedete come quello, a noi sembra una convenzione strana, se sei immerso in quella cultura, se sei da bambino vedi i tuoi genitori e contano in quel modo, conti anche tu in quel modo banalmente, quindi un gesto che apparentemente è naturale, come dire, legato alla nostra anatomia, perché le dita sono quelle, sono messe in un certo modo, sono dieci, banalmente non è così. Ogni cultura si trova un suo modo per risolvere il problema del conto. E quindi non ho parlato di, eh, ci sono delle culture, soprattutto del Pacifico, dove ci sono dei tabù corporali, per cui non si possono, quando contano, toccano certi punti del corpo ma assolutamente non altri. Questo è quello che diceva prima, eh, ci sono, questi sono gesti convenzionali ricostruiti che usavano i romani, secondo alcuni studiosi questi sono falsi, ma comunque eh, eh, è un modo di far capire che c'erano gesti convenzionali a tempo dei romani molto diversi dai, dai nostri. In tre minuti che mi sono rimasti voglio rispondere a questa domanda. Esistono popoli che non contano in senso nel senso nostro, cioè non hanno, non hanno nomi per i numeri e non, eh, non contano con le dita come facciamo noi? Forse sì. Allora, questo è un caso molto controverso. I Pirao, che come vedete sono un popolo della foresta amazzonica, sono stati studiati per vent'anni da un tizio che si chiama Daniel Everett, che faceva il missionario, un missionario strano, un missionario di un corpo linguistico cioè missionari che vanno in giro a imparare le lingue di questi poveracci per poi tradurre la Bibbia nella loro lingua. E lui era un linguista di formazione, era portato per le lingue è stato vent'anni sulle scatole a questi, con moglie e figli per appunto imparare bene la loro lingua e per poi tradurre la Bibbia nella loro lingua. Eh, eh, nel frattempo ha diversato la moglie, è diventato ateo e ha scritto un articolo, ha scritto un articolo cont controverso, come si dice, molto famoso, in cui dice, i Piero smentiscono Chomsky, non hanno la loro lingua, non ha... voi sapete Chomsky era un linguista che eh, è ancora vivo, che sostiene l'esistenza di una grammatica universale innata. Eh? Non fa più linguista, fa l'attivista politico, ma insomma cioè, è fra noi. Eh, secondo Daniel Everett, i PRO eh, smentiscono clamorosamente Chomsky perché non hanno delle categorie, tra cui le categorie del, del presente e del passato, non hanno la categoria, e non hanno tra le varie categorie anche la categoria dell'enumerazione esplicita, cioè non contano, poco, molto e fine. Altri linguisti hanno detto, sei un imbecille non hai capito niente, in realtà è esattamente come Sapir-Whorf che pensavano che il, i, no, Boh, era quello del bianco negli eschimesi. Sapete la, la, la bufala, gli eschimesi hanno 50 modi di dire neve, 50 parole per dire bianca, è falsa in realtà. Eh, era un linguista che anche lì è arrivato, so tutto io, non aveva capito niente della struttura della lingua, che era una struttura molto diversa dall'inglese. Alcuni linguisti dicono hai fatto lo stesso errore, la lingua di però ha una struttura così diversa da quella a cui tu sei abituato, e dalla grammatica, diciamo, ad albero di Chomsky, che non hai capito che anche qualoro queste categorie ce l'hanno e come. Diciamo, la questione è aperta. Avendo conosciuto Everett, avendo trovato antipaticissimo, io sostengo che abbia torto perché. Sono una persona molto razionale. Ha scritto un libro, forse tradotto in Italia, che si chiama: In inglese era Non dormire, ci sono i serpenti, il titolo originale. La Forse chiedo a Vittoria, che sa tutto sui libri in Italia. Forse qualcuno l'ha tradotto in Italia. Daniel Everett, cercatelo su, su Amazon vari. In, in inglese è ehm, Non dormire, ci so, non dormite qui, ci sono i serpenti, il titolo. Questi invece sono stati studiati in modo molto più sistematico da un eh, linguista, Pierre Picard, e da un neurologo, neuroscienziato, Stanislas Haene. I Munduruku, che sono vicini di casa di Pirahu, eh, contano fino a 5, poi basta, poi è tanti. Eh, e vivono benissimo, cioè vivono benissimo, sono adattati a un ambiente incredibilmente ostile che è la, giunta, la giungla amazzonica. Quindi riescono ad avere una, una sopravvivenza non problematica, contando fino a 5. Eh, secondo i, i due studiosi, come i ciechi hanno, come dire, sviluppano gli altri sensi, costoro eh, hanno sviluppato, hanno una scarsissima sensibilità numerica precisa, ma sono bravissimi a... Fare altre cose, ad esempio fare delle, delle stime numeriche, questi sono più di questi. Ah, oh, cioè noi, noi di fronte a un albero con 50 mele, a un albero con 60 mele, 9 volte su 10, anzi 99 volte su 100, non riusciamo a capire a occhio in quale albero ci sono più mele. Loro sempre. Oppure sono, hanno un incredibile senso di orientamento, hanno un'incredibile memoria. Ehm, sono, vivono bene, pur non avendo una quantità, un concetto di quantità esplicita superiore al 5. Un giorno Pierpicà chiese a una, una donna della, della tribù, ma tu hai sette figli, come, è arrivato al sesto, come li conti? E lei l'ha guardato, i figli mica si contano, i figli sono bimbo, ba, paolo, Pippo, tu, plut, mica si contano i figli, sono quelli. L'ha guardato veramente come, come si guarda i matti. Quindi vedete che questo è forse il caso più studiato e più eh, eh, accettato dalla comunità scientifica internazionale di popolazione che non ha un concetto di precisione numerica, non ha il modo di contare che noi comunemente associamo all'uomo e alla civiltà. E qui mi fermo perché una delle storie delle le tante storie che raccontiamo in questo libro sono storie di numeri celebri. Celebri in vario modo per motivi interni o esterni alla matematica, e sapendone immensamente più di me, è Claudio Bartocci che vi parlerà di questi numeri celebri, che ne ha scelti, mi sembra, tre. Però andiamo perché... Allora, ah, il mio, fa, cosa devo fare? Dare avanti o indietro? Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto... Allora, che ore sono? Mezzogiorno, meno un quarto, mezz'oretta me la... Allora, fino a, fino a questo momento Luigi ci ha parlato di, di numeri, numeri, cioè 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Mentre io parlerò di numeri celebri che però non appartengono a questa famiglia, cioè alla famiglia dei numeri naturali. E, eh, quindi se i numeri naturali, 1, 2, eccetera, come ci ha mostrato Luigi, sono già anche oggetti culturali, Beh, quando ci si avventura in altre famiglie numeriche, ecco che il, il carattere intrinsecamente culturale del numero viene accentuato. No? Perché se qualcuno, qualche filosofo può sostenere che, per esempio, due in un certo... Diciamo, in un certo senso sia anche un oggetto naturale, un oggetto del mondo, beh è molto più difficile sostenere che radice 2 lo sia, oppure come vedremo, lo zero, l'infinito, oppure cose di cui non parleremo per fortuna vostra, diciamo, come non so, la, la radice di meno 1 o altri strani oggetti. Allora, qui. Il, questo dipinto di un pittore. Siamo alla metà del 500. Il pittore si chiama Neufchâtel e rappresenta un signore che si chiama Neudorfer, Neudorf, eh, che è un, un insegnante di matematica, un pedagogista, un celebre calligrafo che <coughs> ha prestato la, la propria opera anche a Dürer. Tiene in mano, come vedete, un dodecaedro cioè un, uno dei cinque solidi platonici, hm? cioè solidi regolari, poliedri regolari. Hm? Le facce, diciamo, già questo è, è interessante, eh? questo, questo legame tra le forme e i numeri, cioè parentesi minima, ma diciamo il matematico che è in me diciamo, prova sempre un grande piacere in queste cose. No? Uno si, si mette a studiare delle forme, cioè combinare dei poligoni regolari in forme spaziali regolari, e cosa trova? Un numero 5. Fantastico questo! Bene, le facce di questo, eh, di questo solido, come vedete, sono dei pentagoni regolari. Ora, il pentagono ha. Un'interessante proprietà, cioè questa, che vi invito adesso ad immaginare. No? Immaginate di prendere quel pentagono e di, di tracciare tutte le diagonali. No? Trovate una stella, no? sono cinque diagonali. No? All'interno di questa stella, che cosa trovate? Cioè un altro pentagono, un altro pentagono rovesciato rispetto a quello di partenza: cioè la punta verso l'alto. Se fate le diagonali del pentagono in questo pentagono più piccolo, cosa trovate? Un altro pentagono ancora più piccolo. E così via. Così via all'infinito, ovviamente. Bene, i greci, intorno al V secolo a.C., e per essere precisi, un signore che rispondeva al nome di Eudosso, Eudosso di Cnido, furono in grado di tradurre questa proprietà geometrica del pentagono. In una proprietà, per, diciamo così, numerica, ma sarebbe impreciso, cioè in una particolare proprietà che riguarda i rapporti fra lunghezze geometriche, in questo caso il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono, ripeto, le <coughs> spiego: il rapporto tra la diagonale e il lato del pentagono non si può esprimere. Né con un numero intero né con un numero razionale. Come dicevano i Greci, come poi avrebbe scritto, diciamo sistematizzando la teoria di Eudosso e Euclide due secoli più tardi, le due grandezze sono incommensurabili fra di loro. Bene, questo che per noi è una verità diciamo così, è un fatto numerico. Per i greci era legato invece al specifico comportamento di grandezze geometriche ed in particolare esattamente al fenomeno che vi ho descritto prima, cioè a questo regresso all'infinito che ricorda molto le corse tra Achille e la tartaruga di Zenone di Elea, che ricordiamoci sempre sta in Campania. Diciamo no? <ride> quindi è un greco, ma diciamo parla greco, ma è italiano, insomma, se vogliamo. <coughs> quindi il regresso all'infinito si traduce, è una delle proposizioni <coughs> del libro 8 degli elementi di Euclide. No? Lo dico perché questa è una di quelle diciamo, cose molto diciamo, anche profonde da un certo punto di vista, interessanti e ehm, io credo più intuitive rispetto a certe dimostrazioni o pseudodimostrazioni che vengono presentate a scuola. Questo non, diciamo, nessuno usa più il, questo procedimento che ha un nome molto particolare in greco, si chiama ansi diciamo noi lo chiamiamo spesso <coughs> l'algoritmo euclideo, questo non viene più insegnato in nessuna scuola, né, di nessun ordine grado, nemmeno all'università. Diciamo. <coughs> I... <coughs> Solo successivamente, diciamo, quindi i greci avevano da una parte i numeri e dall'altra le grandezze, almeno i greci del periodo classico, così insegna Aristotele nelle categorie. La, della, la categoria della quantità è separata nelle quantità discrete, i numeri, e per esempio anche il discorso, sono una quantità discreta e le quantità continue invece si una che sono le grandezze geometriche, la superficie, la linea, e il tempo e il luogo, topos. Quindi, quando noi parliamo di numeri, non solo, adesso io non voglio fare diciamo, l'anacronismo che spesso si fa, cioè la famiglia numerica si estende a comprendere anche numeri che non sono né interi, né rapporti di numeri interi, ma in realtà il discorso è molto più complesso. Cioè, ci porta a estendere la nostra visione considerando anche rapporti tra quantità geometriche. La matematica è complessa fino dalle origini, anzi, in un certo senso è più complessa, cioè un doppio movimento hm? che non sempre è progressivo, <coughs> cioè di semplificazione e di complicazione. Quindi, <coughs> Questa mappa, che non si, purtroppo non si legge molto, ma si vede, diciamo, spero che si veda l'Italia, quello sicuramente, e poi paesi molto lontani dall'Italia. Questo è il viaggio che lo zero ha compiuto per arrivare fino a a diventare un concetto diffuso nella cultura eh, medievale. Siamo in... Allora io non vi parlerò della storia antica dello zero, vi dirò soltanto che non si sa dove sia nato né quando. Ci sono evidenze epigrafiche abbastanza antiche, ma probabilmente il concetto diciamo che sono situate nell'area più o meno indiana ma il, il concetto probabilmente è molto più antico però visto che ho anche scritto un altro libro di cui adesso oggi non parliamo diciamo, in cui c'è un intero capitolo sullo zero se mi metto a parlare dello zero non mangiamo nemmeno e quindi <coughs> S sintetizzo ad un certo punto, intorno al diciamo, al terzo più o meno secolo dopo Cristo, forse anche un po' prima, in un'area molto vasta che comprendeva probabilmente una parte di quello che oggi è l'Iran, una parte di quello che oggi è l'Afghanistan, che per i greci veniva costituì una regione che si chiamava Bactriana, non dobbiamo dimenticarci che da quelle parti si parlava greco, anche una parte di quello che oggi è la, il Pakistan, una parte di quella che oggi è l'India, va bene? C'è il puntatore in alto, da queste parti qui, questa è la penisola indiana, va bene. E um, si cristallizza. Un concetto di zero che è un concetto non soltanto un simbolo da mettere diciamo, nel sistema utile per denotare i numeri in un sistema a base decimale, hm? ma, questo è il punto, un numero a tutti gli effetti che fa parte di un sistema algebrico. Si possono fare delle operazioni con lo zero, non è soltanto un simbolo, c'è una bella differenza. Questo, questo sistema, che comprende ovviamente i numeri positivi, i numeri negativi e lo zero, viene messo a punto e sistematizzato da un signore che risponde al nome, qui non si legge minimamente, di Brahmagupta, indiano. Siamo nel 680. Sì, 680. Se non l'avessi letto non l'avrei sbagliato. Vedete la, la, cosa vuol dire essere lievemente dislessico? Ovviamente io dentro di me 628, non leggo così non faccio più errori, in un'opera che si chiama Il Brahma Putasiddhanta. È un'opera che sembra molto moderna, sembra un manuale, dice i numeri, positivo per positivo fa positivo, negativo per negativo fa positivo, zero per negativo fa zero e così via. Va bene, questo non ci... Ora.. La, eh, la seconda tappa di questo diciamo, viaggio è una, una, una località diciamo, nel Pakistan che si chiama Sindh, che è molto vicina al, eh, in al, al, um, al luogo diciamo, dove Brahmagupta sviluppa il, il suo sapere. La prima tappa ci porta da, eh, dal Sindh, che è appunto questa regione, a Baghdad. Siamo alla fine del, dell'VIII secolo, hm? e parte un'ambasciata. Diciamo, ehm, se non vi sto a, diciamo, ad annoiare con questioni storiche molto interessante perché questo diciamo, in realtà Baghdad è stata fondata da pochissimi anni. Hm? Gli abbassidi hanno preso il potere, i califi abbassidi, i califi abbassidi basano il proprio potere. Soprattutto sull'appoggio di questa vasta parte dell'impero ottomano appena costituito, cioè sull'Asia sull centrale. Quindi è del tutto normale che ci sia diciamo, un'ambasciata una, un un che viaggi dal Sindh a Baghdad, diciamo, perché è proprio da questa regione, vasta regione dell'Asia centrale e del, 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 dell'attuale Pakistan, che il regime abbaside trae. Anche la, la, diciamo la, la propria, ehm, il fondamento del proprio potere. Il, eh, nello stesso momento i primi califiabassidi fanno anche una politica di espansione culturale che è nello stesso tempo di assimilazione. Quindi traducono molto: traducono dal greco, per esempio Euclide, per esempio Aristotele, ma <coughs> e anche dal sanscrito. Non sappiamo bene diciamo, quali siano le opere che vengono portate, probabilmente non quella di Brahmagupta, ma all'inizio del IX secolo a Baghdad troviamo un'opera di questo signore che si chiama Al-Khwarizmi. Il nome sembra strano, ma è quello che poi i latini volgarizzeranno, cioè i latini medievali, intendo con eh, algorismus, da cui la parola algoritmo di oggi. Al-Khwarizmi è l'autore, no ho sbagliato, perché, di un trattato sul calcolo indiano, ma è anche l'autore di un'opera che ha nel suo titolo la parola araba al-khabr, che significa ricostruzione o ricomposizione, da quale deriva la nostra parola algebra. Quindi, Ora, le traduzioni eh, del trattato sul calcolo indiano sono varie, diciamo molto successive. Dobbiamo immaginare che lentamente il calcolo indiano, che è il calcolo basato sulle nove cifre più lo zero, si diffonda in, in questa parte del dell'impero arabo, dell'impero del mondo islamico, dell'Islam, e qui in, in Spagna. Va bene? Le prime traduzioni risalgono alla prima metà del XII secolo, non è un caso eh? questo, ovviamente, perché sono più o meno gli anni della caduta di Toledo e sono più o meno gli anni anche della prima crociata, che porta, diciamo così, a rimescolare il mondo occidentale, latino, come ho detto prima, lo chiamo latino apposta, diciamo, e con quello che invece è il mondo di cultura araba. Abbiamo indicato qui due tappe, diciamo un po' arbitrariamente, cioè una che a me piace molto, cioè il. Una possibile traduzione di, Abelardo, di Adelardo di Bath, del, appunto di questo libera alchorismi, isagogarum alchorismi, sono degli adattamenti, perché il testo tra l'altro è perduto. E poi Toledo. Forse ad un tizio che si chiamava Giovanni di Siviglia. È importante ricordarsi che in quest'opera di traduzione dall'arabo al latino: prima di tutto hanno un ruolo fondamentale gli ebrei, eh, diciamo molti ebrei che sono in grado diciamo, di tradurre dall'arabo in, eh, diciamo, in ebraico e poi dall'ebraico in latino. Cioè, diciamo, sono spesso traduzioni in due passaggi: primo fatto e ehm, Secondo fatto, ritornano in, in Occidente opere greche. Le prime traduzioni di Euclide non sono dal greco, ma sono dall'arabo. Campano da Novara, per esempio. Bene, qui c'è Pisa, il figlio di un certo... Bonacci, Leonardo Pisano, Leonardo Fibonacci, eh, si trova a viaggiare qui nella Tunisia, in gran parte delle terre che circondano il Mediterraneo, che appunto parlano arabo in quel periodo, perché suo padre lavora come funzionario per la Repubblica Marinara di Pisa. Ed è in questi viaggi che impara a. Uh, il calcolo indiano. Questa è una pratica comune. Eh? Il calcolo indiano si impara dai mercanti. Questo non è una cosa soltanto che facevano, diciamo, i poveri occidentali eh, che erano lontani dai centri culturali. Abbiamo una testimonianza che ho scoperto dopo aver scritto il libro, forse. L'avrei messa perché mi piace molto, una testimonianza che riguarda, per esempio, l'educazione di un grande filosofo, noi diciamo arabo, ma in realtà di lingua araba, che è persiano, perché che è Avicenna, Ibn Sina. Nella sua autobiografia, che in realtà è un racconto biografico, si legge che il padre, che fa parte, diciamo,. Di una. Persona benestante, mediamente colta, manda il figlio ad imparare il calcolo indiano da un fruttivendolo. No? anche a vicenna ha imparato il calcolo indiano in maniera non dissimile da Fibonacci. Cioè Fibonacci semplicemente lo ha semplicemente diciamo, avuto un apprendistato, se vogliamo, tipico eh, del. del, diciamo, del tipicamente arabo, almeno per, per l'epoca. Fibonacci si appassiona, ovviamente, e produce quest'opera, che è il Liber Abaci 1202, che è uno dei, secondo me, dei grandi monumenti della cultura medievale italiana. Questo di nuovo, purtroppo, io devo sempre sottolineare queste carenze della no, del nostro sistema. Eh, scolastico educativo, questo è un, è un passaggio completamente dimenticato. cioè, qual è diciamo, lo studente che non, sa, non abbia sentito almeno una volta nella propria vita nominare Giotto oppure Dante, ma quanti sono gli studenti che hanno sentito nominare Leonardo da Pisa, Leonardo, Fibonacci? Quasi nessuno. Eppure, questa è altrettanto importante per capire la civiltà, per esempio mercantile, di quel periodo, di quanto diciamo, Giotto non ci illustri, ce la faccia magari vedere nelle, 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 nei, su, nei suoi affreschi, diciamo, o di quanto Dante successivamente ci possa descrivere e parlare di quelle che sono invece le controversie politiche e, e, e quant'altro. Un'opera fondamentale non solo per, per, perché illustra. Un particolare momento della storia europea o italiana, ma, perché, ma anche per quanto riguarda la storia della matematica e più in generale della scienza. Questo libro era considerato troppo difficile nell'università di quel periodo. Ricordiamoci che le università si fond, diciamo, nascono più o meno in questo, volgere, in questo volgere di anni, e sembra anche in questo caso ci sia lo zampino dell'influsso islamico, perché diciamo un'istituzione che era quella del collegio, del college, si fonde invece con un'istituzione che è tipicamente islamica come la madrasa, per dare origine a quella che è poi l'universitas, che inizialmente aveva un significato diverso, cioè di gilda, di corporazione, per diventare l'università, diciamo che medievale, che è più o meno ancora quella che abbiamo oggi per poco tempo, credo, perché... Siamo se, ormai alla frutta. Bene, visto che è mezzogiorno e 5, io passo, quindi lo zero entra nella cultura occidentale diciamo, a pieno titolo con questo libro, che è Il Liber Abaci di Leonardo Fibonacci, nel quale si hanno problemi pratici. Si, hanno, si ha la descrizione diciamo, dell'aritmetica elementare, dell'algebra, molto, diciamo, molto simile a quello che faceva già Alkvarizmi e quello che facevano già Brahma Gupta, cioè si arriva fino alla risoluzione delle equazioni di secondo grado. Delle, la soluzione delle equazioni di grado superiore al secondo, cioè terzo grado, tranne è invece una de, delle vette del pensiero rinascimentale, cioè siamo nel Cinquecento, in particolare Cardano e Tartaglia. Anche questa è una, una svolta importantissima nella storia del pensiero che viene usualmente dimenticata del tutto nel Ora, cambiamo diciamo, gli ultimi dieci minuti, so, giusto? Sì, sei minuti. E, adesso... Qui faccio un salto perché equazioni di terzo grado ci porterebbe a parlare di numeri complessi, ma non lo facciamo, come dicevo, perché non, tra un po' andiamo a mangiare e siamo tutti stanchi. Invece ho scelto di andare oltre. Questa è un'opera un di Bosch, non forse delle più famose, è una delle quattro visioni dell'Aldilà. Questa a Venezia, Palazzo Ducale. È quasi impossibile vederla. Ci ho provato l'ultima volta, ma c'era una coda che era infinita. Ed è questo il punto per cui questo è associato. All'infinito. <ride> l'ho vista quando ero bambino, perché io sono cresciuto a Venezia, quindi. Ma io non l'ho mai più vista, da, da, appunto, da quando sono ragazzino, da quando non so. Quindi, però mi era rimasta impressa questa. Ora, è l'ultimo, questo, quindi metto giusto a fare. L'infinito. L'infinito è un numero? Forse. Beh, eh, sì, io come matematico devo dire certo. Nel senso, se, se, ho so, se ho sostenuto che sono, nu, siano numeri anche diciamo, i numeri razionali, i numeri complessi, lo zero, beh, allo stesso titolo anche l'infinito è un numero, cioè abbiamo un'aritmetica dell'infinito. Anzi, un'aritmetica degli infiniti. Questa aritmetica è inventata, inventata, uso la parola apposta, da Georg Cantor, un matematico di lingua tedesca, ma in realtà nato in quella che oggi credo sia Russia, nella seconda metà dell'Ottocento. Dico inventato perché rispetto anche il principale, cioè il motto che ispirava l'opera. Di Cantor, cioè l'essenza della matematica, è nella sua Freiheit, nella sua libertà. Il matematico liberamente inventa, crea. Questo lo pensa non solo Cantor, ma anche il suo amico nonché grande matematico, eh, Dedekind, Richard Dedekind, che dice appunto questo, che la. Il matematico è, è un creatore esattamente nello stesso modo in cui diciamo, è un creatore o nelle arti o nella tecnologia. Naturalmente, io sono partito da Cantor per dirvi: l'infinito diventa un, un numero. Gli infiniti, l'infinita gerarchia degli infiniti, ma alle spalle di Cantor chiaramente c'è una tradizione soprattutto filosofica che eh, riflette sul concetto di infinito e sulla possibilità di confrontare infiniti diversi. Adesso qui non vi posso, diciamo, perché siamo tutti più o meno stanchi, non posso dilungarmi su, questo, eh, su questa storia, però mh, non resisto alla tentazione di indicare le, diciamo, le, alcune delle tappe. No? Cioè, la prima tappa è in terra di Grecia, in particolare quello che potremmo dire il dialogo a distanza fra Zenone e Aristotele, che noi conosciamo peraltro in, da, diciamo, soltanto da Aristotele, quindi diciamo, non abbiamo la voce di Platone perché la principale fonte dalla quale ci derivano i paradossi di Zenone è, è, è Aristotele stesso, per esempio nella fisica. No? Qui chiaramente Aristotele mette in campo suo, la sua famosa arma che è quella dell'infinito potenziale. Cioè non si può dividere un segmento, non si può dividere in maniera effettiva, attuale, diremo noi oggi, diciamo, nell'insieme dei suoi punti, ma solo potenzialmente all'infinito. L'infinito potenziale, in un senso non numerico, ma anche numerico, come diciamo l'infinito per esempio dei, dei numeri, è, è necessario per sviluppare un'aritmetica avanzata come quella dei greci e anche una geometria. No? Per esempio, i numeri primi sono infiniti. Noi diciamo, non dice così ovviamente Euclide, ma dice che. Dato ogni numero primo se ne, può se ne può trovare uno che è più grande, successivo. Mm? Oppure le rette, anche le rette, diciamo le linee rette, si possono prolungare es-ais aperon. Aperon, scusate, sono stanco. Cioè, verso l'infinito, illimitatamente. Non c'è un limite. Mm? È una parola negativa in, 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 in greco, c'è cioè un alfa, un alfa privativo. Dopo questo c'è la grande, con tutto un periodo di controversie, soprattutto medievali, in cui si parla proprio di questo, diciamo, sono tutte le, le disquisizioni, le disposazioni sugli infiniti disuguali. Una storia affascinante, molto, molto complicata. Nel 600 l'infinito fa capolino dentro la matematica, Insieme diciamo con un nuovo statuto dello zero, cioè un primo abbozzo di algebra zero infinito, uno diviso zero fa infinito, uno diviso infinito fa zero. I vostri insegnanti di matematica probabilmente io anche diciamo non si può dividere per, per zero, ma questo trucco è, è una delle molle che mette: in, diciamo, che fa scattare l'invenzione newtoniana del calcolo: gli infinitesimi, la possibilità di considerare lasciamo Leibniz da parte, si arriva all'Ottocento, prima di Cantor c'è un altro personaggio importante che è Bolzano, Bernard Bolzano, un prete moravo di origine italiana come dice il nome, che è il primo a riflettere sui paradossi dell'infinito in nella sua duplice veste, in, questa, in questo senso potremmo dirlo, cioè nella sua veste di prete, quindi consapevole di quella che è... Di, Diciamo, di quelle che sono state le controversie scolastiche e nello stesso tempo veste di matematico perché Bolzano è un matematico. I paradossi dell'infinito, che segnano anche una tappa importante in quel filone della filosofia che normalmente viene, viene chiamato diciamo, austriaco, austro-tedesco, insomma, e nasce anche dalla confluenza di due tradizioni di pensiero. E questo secondo me è un aspetto che è pochissimo studiato in generale. Lettore di Bolzano è Cantor. Io amo molto questo perché quello che a noi interessa, cioè l'idea che ci siano questi intrecci, queste, questi percorsi all'interno del, ehm, della, della storia della nostra cultura, della cultura che ci appartiene, di quella che io direi una storia delle idee. Troppo spesso noi siamo abituati ad affettare la nostra cultura in maniera completamente arbitraria pensiamo a delle assurdità pazzesche come non so mh, beh, già, la, già la geometria non esiste cioè il fatto che le mie figlie crescano pensando che da una parte ci sia l'algebra e dall'altra ci sia la geometria mia figlia che sta lo scientifico dice no papà questa non è matematica è geometria io dico ne? oppure cose non so come la storia delle diciamo questi sono peccati meno gravi non so la storia della letteratura Italiana, ma cioè, la storia della letteratura a partire da un certo periodo chiaramente è, è, è europea se non altro. Diciamo, le, le idee circolano, quello di voler rinchiudere le idee in recinti ci preclude di capire quello che sta succedendo. E non possiamo capire Cantor, per esempio, che è uno scrittore molto complesso anche, se non ricostruiamo il mosaico di tutte le componenti che intervengono per definire quella che poi sarà la teoria degli insiemi con l'aritmetica dei trasfiniti. Ed è tanta filosofia, tanto Spinoza, Bolzano, molta matematica avanzata dell'epoca e ovviamente lui stesso, che era completamente fuori di testa, tra l'altro canto, perché diciamo, oltre, oltre a fare questo si dedicava diciamo, a scoprire chi fosse l'autore delle opere di Shakespeare. Scrivendo libri al proposito. Mm? Ora, sì, sì, è morto pazzo e l'hanno rinchiuso in manicomio. diciamo, Non perché i colleghi lo tormentassero, ma perché lui, diciamo, era. Eh, si vede, diciamo, anche leggendo le, 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 i suoi scritti, diciamo così, l'infinita progressione. Sono delle frasi che sono eh, più o meno deliranti, diciamo. Queste. Ha questa mania proprio per la costruzione di gerarchie infinite di infiniti. Ora, mezzogiorno e un quarto, quindi io ho parlato la mia mezz'ora, dico l'ultima cosa, no? E ehm, finisce qui, diciamo, la storia, perché mh, quando si parla di matematica, quando si parla di, più in generale di scienza, c'è sempre questo rischio, no? Che non c'è, per esempio, in letteratura, se io parlassi di storia della letteratura, nessuno crederebbe che diciamo, domani nessuno scriverà più nessun altro romanzo nessun'altra poesia, o dipingerà ne più nessun altro quadro. Sebbene questi potranno essere completamente diversi da quelli che conosciamo oggi, invece, in matematica nella scienza c'è l'idea che: come dire, io ho raggiunto il bordo estremo, oltre, non si può andare. No! La matematica dopo Cantore è andata avanti e sta andando avanti. Quindi probabilmente tra 50 anni qualcuno che qui, il circolo dei lettori, che sicuramente esisterà perché qui siamo a Torino, quindi non, non c'è speranza. Le tradizioni sono belle salde. Farà una, diciamo, una, una chiacchierata sui numeri e dirà delle cose che io non posso nemmeno immaginare oggi. Quindi, questo diciamo, non è che mh, abbia una speranza, diciamo, sia particolarmente ottimista, diciamo, ma penso che sia inevitabile. È inevitabile perché, come dicevo prima, la, la storia delle idee diciamo, è in movimento, nessuno la ferma, neanche la, la, la stupidità dei dei politici. Grazie.